Allora, Rosanna Crocini. Buonasera. Ti accendo il microfono, aspetta. Buonasera a tutti. Allora, Rosanna Crocini, a che punto siamo con la ripubblicizzazione dell'acqua? Questa è una bella domanda. Diciamo che solo in Italia può succedere quello che sta succedendo, perché dopo un referendum, dopo che la Corte Costituzionale ha detto immediatamente ammissibile anche il secondo quesito referendario, che toglieva il profitto dall'acqua che noi ancora oggi paghiamo, dopo che il Consiglio di Stato, anche il Consiglio di Stato ha detto che devono restituire i soldi che prendono dalla bolletta dell'acqua, dopo che abbiamo vinto il ricorso al TAR della Toscana, ancora oggi paghiamo le bollette dell'acqua con il profitto che il gestore inserisce dentro. Che badate bene, non è del 7% come per legge dovevano prendere, ma per una serie di conti e di escamotage noi su Publiacqua paghiamo il 13,76% in più sulla bolletta. Questo è quello che ancora oggi il gestore prende, le fa di tutte le fa. Noi che dal 2012, dal gennaio 2012 facciamo la campagna di obbedienza civile, arrivano ancora oggi minacce di slaccio, arrivano raccomandate, arriva di tutto un po', ma imperterriti continuiamo la nostra battaglia, perché è vergognoso che non si rispetti ancora una volta un referendum fatto dai cittadini. L'acqua è un bene di tutti, è un bene pubblico, l'acqua è la vita e sull'acqua non ci si deve lucrare. Questi signori invece lucrano sull'acqua. Pensate che il 13,76% in una bolletta sono all'incirca 10 euro a bolletta. 10 euro a bolletta per tutti gli utenti sono milioni di euro che tutti ogni tre mesi i gestori si mettono in tasca. Con questi soldi i gestori cosa fanno? Non è che se li mettano in tasca e stanno lì. Con questi soldi vanno a comprarci gli altri servizi pubblici, come la scuola, la sanità, eccetera, eccetera. Quindi siamo colpevoli due volte, chi non fa nulla per attuare il referendum, cittadini semplici, io sono una semplice cittadina, non sono presidente di niente, come ha detto Alessio, ma sono solo la portavoce del Comitato dell'Acqua Pistoiese, sono solo una cittadina che si è messa in gioco, faticoso questo gioco, perché 2 anni che sono a fare il banchetto in Piazza del Duomo tutti i sabati, proprio per dire alla gente autoriducetevi la bolletta, non gli è dovuto il 13,76% al gestore Publiacqua, ma non solo al gestore Publiacqua, ma quello che c'è dentro, la parte privata, la Suez francese, la Scea di Roma, il Monte dei Paschi, questi soldi non gli sono dovuti. E siccome non gli sono dovuti, ce li dobbiamo togliere dalla bolletta, perché loro non li tolgono. Vogliamo qualche volta fare qualcosa di utile? Allora, io sono in Piazza del Duomo, poi mi riservo di rispondere a altre domande che mi farà Alessio. Io sono in Piazza del Duomo tutti i sabati, fino a domani sera siamo qui a banchetto. Chi vuole fare la richiesta di rimborso dal 21 di luglio del 2011 e gli consegnerò anche bollettini per l'autoriduzione, quindi se la fa da sé l'autoriduzione, io sono lì. Venite con una bolletta dell'acqua e potete cominciare a farvi rispettare per quello che avete votato l'11 e il 12 di giugno del 2011. Io vi ricordo che c'è anche il banchino dell'acqua qua in fondo, dove potete ritirare tutti i vari moduli e tutte le varie pubblicità, insomma, su quello che state facendo. E io, Rosanna, ti volevo chiedere anche una cosa molto semplice, cioè
alla fine tecnicamente in cosa consiste l'autoriduzione, quindi cosa devono fare proprio sulla bolletta. Sì, è molto semplice. Allora, noi abbiamo predisposto dei moduli con una richiesta di rimborso, quindi i moduli sono due in doppia copia, perché uno va all'autorità idrica e uno va a Publiacqua. Va messo naturalmente l'intestatario della bolletta, quindi il nome e il numero dell'utente. Dopo questi moduli, premetto, su questa operazione l'utente non ha da spendere un centesimo, perché pensiamo tutto noi del comitato dell'acqua. Quindi, allora, una volta presi questi due moduli, li riempite, li riconsegnate a noi. Come vi ho detto, c'è i volantini con dei punti fissi e il sabato mattina siamo sempre al mercato, quindi riportate a noi questi moduli, se no sarebbero due raccomandate, sono 10 euro e passa, non si spendano quei 10 euro. Noi, quando abbiamo una cinquantina di moduli, li andiamo a protocollare direttamente a Publiacqua e al lato. Dopo vi consegno anche il bollettino. Chi vuole può fare l'autoriduzione della bolletta, cioè dall'importo totale, quindi io spendo 100 euro d'acqua, mi tolgo il 13,76, quindi pagherà 13,76 in meno della bolletta dell'acqua. Quello è il profitto che il gestore fa sull'acqua. Badate bene, questa è una parte, io che sono dentro e ci sa male di fegato, ve lo dico subito, perché a vedere, innanzitutto paghiamo l'acqua più cara d'Italia, noi nella nostra zona l'acqua costa di più che da tutte le altre parti d'Italia. Nonostante quello, sulla zona non c'è né fogna né depurazione, specialmente in questa zona qui. Qui non c'è né fogna né depurazione. E siccome le bollette sono illeggibili, le bollette sono provate, le bollette sono illeggibili, vi prendono anche il 33% di fogna e depurazione e non avete il servizio. Ma chi acconsente, come dice, paga, i cittadini mettono la bolletta in banca per non avere problemi, e anche quella è un'altra grossissima fregatura, perché diventiamo garanti, i cittadini che hanno la bolletta in banca diventano garanti per i prestiti che prende il privato, questa è una grossa fregatura, e si dimenticano di quello che succede, sono tutte cose fatte ad hoc, badate bene, per fregare le persone, questo è. Allora, fate un pochino il conto, il 33% per fogna e depurazione, il 13,76% di profitto, noi paghiamo il 50% della bolletta così, messa in tasca ai signori che con quei soldi ci vanno a privatizzare gli altri servizi pubblici. Io penso sia l'ora di svegliarsi. Grazie, e di dare i soldi a queste multinazionali, a questa gente. Svegliamoci tutti insieme, forse qualcosa ancora irrimediabile. Grazie. Grazie Rosanna, un applauso per il lavoro che fa, ve lo giuro, io che sono a contatto con lei. Spesso è una cosa incredibile, io non gli sto dietro, ho 32 anni e non riesco a stargli dietro. Prego di far partire il video Gaetti. Che caldo. Acqua, che me ne dai un sorso? Certo, sono 2 euro. Come 2 euro? Ma l'acqua non è pubblica. L'acqua è pubblica, ma la bottiglia no.